Ciao amici, oggi vi faccio vedere un prodotto della terra brianzola veramente fantastico. La Luganega Monzese, l'originale Luganega Monzese che viene dal mini market delle carni di Verano. Sono gli unici che la fanno con la ricetta originale risalente addirittura al 1500. Ve la faccio vedere. Eccola qua. Come vedete è bella grossa. Nell'impasto c'è anche del grana, il che la rende morbidissima, molto anche digeribile e ovviamente si può mangiare cruda. Adesso vi faccio vedere com'è spalmabile la consistenza. Usando il mio tagliere, questo l'ho fatto io, era un tagliere IKEA, me lo sono segato in questa forma, poi avevo in giro un vecchio manico, l'ho messo qua così salva il tagliere dal volare giù se io goffamente esco da questo sgabuzzino. Tra l'altro è appoggiato su due tacchi a spillo. Vi sfido a guardare il video sotto i tuoi tacchi a spillo e a capire da quali scarpe vengono. Ma passiamo a noi, ragazzi, passiamo a noi. Prendiamo un pezzo di pane. Il pane magari lo tagliamo, dai. Poi non mi tagliavo il dito. Spezziamo il pane. Adesso vi faccio vedere la consistenza di sta roba. Tagliamolo da qua. Guardate. Tac. È burro praticamente, è una crema, non è una salsiccia ma è una crema. Ci sta bene, non so, su delle bruschette con qualche scaglia di grana, un po' d'olio d'oliva, ma è perfetta se vi fate il risottino, scusate sto già sbavando un po', è perfetta se vi fate un risottino con lo zafferano e alla fine quando spegnete la fiamma lo mantecate con un po' di questa qua. Ragazzi, un'altermonta. Spalmabile.